Che si dice? Ma guarda, si lavora come al solito. Senti, ma l'hai saputa la novità? È tornato di moda il costume intero. Hanno visto la Ranieri che baciava una donna nel parcheggio dell'ospedale. Lo sai chi era la donna? No, non voglio sapere segreti perché poi io, sai, parlo, non sono una tomba come te. Ma che segreto? Lo sa tutto l'ospedale. Era Esther. Hai capito? Marina ed Esther. Ma ti sembra possibile? Cioè, che la Ranieri fosse un po' così, lo sapevamo già. Ma Esther... Ma io dico, una può diventare una... Io vado d'un colpo. Non lo so, ma è così che ci si innamora. D'un colpo. Tu sai qualcosa, no? No. Sono in ritardo, lo so. Ma adesso vado subito a cambiarmi. Certo. Oh, ma sono solo 20 minuti, eh. Ma Giulia ha chiesto di me. No, Esther, tranquilla, non ti preoccupare. Allora io vado. Ok. Ciao, eh. Ciao. Ciao, Esther. Guarda che non ha la macchina infettiva, eh. Giulia! Sei in ritardo? Sì, lo so, ma se prendi la tangenziale dopo le 7:15, veramente ti conviene arrivare a piedi. Ah, sì? Allora, comincia a camminare dalla sera prima. Volevi dirmi qualcosa? Sì, ho controllato la nuova lista di turni. Perché a me tocca di nuovo quello serale? Mi dispiace, ma era l'unica soluzione possibile per questa settimana. Ho capito, ma non è giusto. Senti, vatti a cambiare, per favore, e poi controlla il fabbisogno dei farmaci. Io? Sì, e già che ci sei, passa anche in deposito e verifica le scorte. Ma non l'ho mai fatto, scusa. Senti, più tardi dobbiamo trovare un momento per parlare io e te. Perché? Che succede? Niente, ma devo farti un discorso. Ma Malossi ha bisogno subito della sala operatoria. Sì, una sala operatoria per Malossi. Sì, lo portano subito. La sala è pronta. Grazie. È inutile, si è piantato. Ciao, Esther. Ciao. Esther, scusa. Mi dica, dottoressa. Posso parlarti un attimo? Veramente no, perché sono arrivata in ritardo e Giulia mi ha riempito di cose da fare. Senti, io il gioco del silenzio non l'ho mai sopportato. Cioè, ti faccio addirittura paura. Senti, non voglio che tu pensino male, quindi per favore non fare queste cose. Ma a te interessa soltanto quello che pensano gli altri, Esther, eh? Invece a te? A te interessa solo quello che vuoi tu. Te ne freghi degli altri, anche di me. Ma sì, eh. Beh, sei veramente ingiusta. Sono stata sempre a misurare ogni gesto, ogni parola. Che cosa vuoi? Adesso sono veramente stanca. Guarda che nessuno ti ha chiesto niente, hai fatto tutto da sola. Ah. Beh, lo sapevamo benissimo che sarebbe stato difficile. Io ho fatto tutto quello che potevo, Esther. Ma se tu non vuoi... Io voglio essere lasciata in pace. Dobbiamo cambiare. D'accordo. Sì, però il più presto possibile, per favore. Grazie. Ah, Esther. Sì? C'è una certa signora Faletti che ha bisogno di una sutura. Però non si riesce più a trovare la cartella. Io mi dispiace, ma non ne so niente. Ah. Ah, dottoressa? Sì. Mi scusi, l'avevo presa per sbaglio. Eccola. Teresa? Mm-hmm. Se ha bisogno... Per il deposito, lo puoi trascrivere tu per l'amministrazione? Guarda, il computer ci ha abbandonato e io sto andando in pausa. Pronto? Ah, ciao Giulia. Sì, sì. Va bene? Arrivo. Eccomi. Sono a tua disposizione per qualsiasi chiarimento. Che tipo di chiarimento, scusa? Immagino che tu abbia sentito dire certe cose su di me. È di questo che puoi parlare, no? Ma veramente io ti ho fatto venire per parlare con te delle nuove mansioni di lavoro? Nuove mansioni di lavoro?
Quali? Sì, vorrei che tu cominciassi ad occuparti della gestione amministrativa del reparto. Ma cosa fai in piedi? Siediti. Ah sì, scusa. Allora, fa bisogno rifornimento, poi turni del personale e la lista dei ricoveri. Ma di queste cose te ne sei sempre occupata tu? Sì, lo so, ma ho troppi pensieri per la testa e mi serve una mano. Eppure io non è che abbia tutto questo tempo libero, scusa, eh. Esther, non ti sto chiedendo un favore. Ne ho già parlato con Danieli, è una richiesta ufficiale. E dopotutto hai fatto il corso per Caposala, no? E quando dovrei cominciare? Adesso. Mi ha caricato di cose da fare. Come se volesse punirmi. Magari si fida di te. Ma no, è che qui ormai è diventata una moda trattarmi male. Esther, stai esagerando. Ti giuro, ce l'hanno tutti con me. Sì, la conosce? Calimero, piccolo e nero. Vabbè. Guarda che c'è poco da scherzare. Vabbè, allora Esther, diciamo che il tuo outing ha scatenato una certa curiosità, ok? Però in questo ospedale succedono cose ancora peggiori, lo sai. Allora è vera questa storia che tra medici e infermiere? Cose turche, inimmaginabili. Adesso arriva il medico, firma la cartella e va a casa. Attento al medico. Esther, li hai sentiti? Sì. Ecco la lesbica al letto. Hanno detto così? Certo. Ecco, lo sapevo. Sono diventata una specie di fenomeno da baraccone. Tu sei paranoica, Esther, non ha detto assolutamente niente. Non te l'ha neanche guardata. Non doveva andare così. Io non ero preparata a tutto questo. Ma perché non sto zitto? Perché non sto zitto? Ciao. Ciao. Volevo chiederti come ha reagito Esther, ma ho già capito. È stata colta da un tipo di panico che conosco molto bene. Quello di essere etichettata come diversa. Ma lasciate stare i pettegolezzi e andate per la vostra strada. Ma figurati, Cristiana, lo dice a me. Io sono vaccinata e lei che è un po' più vulnerabile, purtroppo. Dottore Stranieri? Sì. La ragazza? Sì, grazie. Buon lavoro. Ciao, a dopo. Scusa, Teresa, te li posso lasciare qui un minuto? Certo. Oh, se chiama Giulia di nuovo, ditele che sono andata in Patagonia. Anche se non so dov'è. Guarda che Esther è convinta che tutti la giudichino male per questa relazione con Marina, tu per prima. Io, ma figurati. Allora perché ti comporti così con lei? Ma così come io mi comporto, come mi comporto sempre. Brava, hai ragione, tu sei fatta così. Sempre pronta a giudicare le vite e le scelte degli altri. Sai cosa penso a te? Sì. Penso che tu sia invidiosa di quelli che sono felici. Forse perché tu non lo sai.